Buongiorno a tutte e tutte, una stanza per sé. Una stanza per sé, la comportazione antiviolenza per donne, è un centro nato nel 2010 e attivo a Roma Sud. Attualmente ha sede allo spazio delle Cagne Sciolte, con alcune difficoltà tecniche in corso che poi ci sarà modo di... Non voglio fare annunci su quello spettacolo di teatro successivo, però ci sarà da capire meglio. Io volevo brevemente accennare a cosa vuol dire fare uno spazio antiviolenza, cosa vuol dire fare accoglienza in uno spazio antiviolenza. L'accoglienza, quando siamo operatrici in un centro antiviolenza, sostiene una donna che è forse uscita da una relazione violenta e la si aiuta a elaborare delle strategie di uscita che per ognuna sono diverse, non c'è una formula unica per tutte le donne e si cerca di dare sostegno al bisogno. Facendo accoglienza si cerca però soprattutto di ricollocare questo la relazione violenta e quindi questa situazione percepita come individuale in un contesto più ampio e quindi di leggerla in maniera politica. Elaborare una strategia per uscire da una relazione violenta potrebbe confrontarsi purtroppo con tutta una serie di difficoltà che purtroppo, proprio perché è un problema politico, una questione strutturale, la violenza di genere, la violenza sulle donne, spesso sono comuni a tutte le donne che vengono sottoposte all'antiviolenza. Mi riferisco alle difficoltà economiche che una donna deve affrontare e quindi la probabile necessità di incrementare le proprie risorse economiche e per esempio la difficoltà di dover trovare una nuova situazione abitativa. Tutto questo in un in un contesto abbastanza desolante. In questa elaborazione delle strategie, in questa ricerca di modo per superare queste difficoltà e trovare nuove soluzioni, è fondamentale fare rete con le altre realtà territoriali e quindi connettersi con tutti gli altri ostelli o spazi che si occupano per esempio di situazione abitativa, di trovare soluzioni abitative e sostegno nella ricerca di un lavoro. Questa è una delle ragioni per cui in Italia è molto importante per le realtà territoriali, perché una delle cose che fa è appunto mappare, mettere in rete, mettere in comunicazione tutta una serie di realtà sul territorio, quindi nello specifico a Roma, ma anche a livello nazionale, quindi creare un dialogo tra le varie realtà e superare un po' l'isolamento in cui in certe situazioni si percepisce. In Italia, oltre a questo, riempie un volo informativo e quindi, appunto, è stato già detto, tutto il lavoro di mappatura, tutto la raccolta di informazioni, contenuti importanti per una donna che ancora non ha avuto un contatto con una centro antiviolenza. In Italia può essere un importante stimolo per fornire delle informazioni di base per poi intraprendere un percorso, ma può essere anche un importante spazio per chi il percorso lo sta portando avanti, quindi avere una rete, avere uno spazio sicuro dove potersi relazionare. L'accoglienza in uno spazio di antiviolenza ovviamente non è tutto, non è sufficiente per affrontare la violenza di genere che deve concorsi di altre tappe e appunto c'è in questo può essere molto importante. Vi ringrazio e passo la parola a